Camorra il Cupo, per molti versi è simile alla 'Ndrangheta calabrese, per altre è imprenditoriale. Voi avete, in questi mesi avete aperto un osservatorio anche su questo territorio, c'è una Camorra di serie B in questo territorio? Noi in questo territorio abbiamo uno dei migliori sostituti che si chiama Woodcock, che è una persona intelligente, attento e preparato. Continua incessantemente a coordinarsi con le forze dell'ordine di questo territorio. Io sono fiducioso nei risultati e nelle buone indagini. Ma avete parlato di un paradosso, quello che si può usare l'intercettazione per gli stupefacenti e non per la corruzione. Sì, purtroppo è una struttura del sistema che non consente anche in una confessione in un'intercettazione ambientale di un reato diverso, non è possibile l'utilizzazione ai fini processuali di quell'intercettazione. Questa è un grave vulnus, una grave anomalia, purtroppo di queste impossibilità di utilizzare intercettazioni succedono molto spesso nelle nostre indagini, e quindi io penso che il legislatore dovrebbe assolutamente intervenire per correggere questa grave anomalia. Noi abbiamo vissuto un altro paradosso, se permette, a parlatore del dottor Vudo, quindi mi permetto di chiedere una cosa, diciamo, recente. Sì. Accuse aggravate, però imputati scarcerati. Lo so che avete fatto questo, però alla cittadinanza arriva solo quell'ultimo. Conosco bene il problema, l'ho seguito in prima persona assieme al collega Budico, che abbiamo fatto tutti i passi che il sistema penale e processuale ci consentiva, e stiamo seguendo con attenzione questo caso, perché lo riteniamo meritevole di grande attenzione da parte della comunità. Le chiedo l'ultima cosa, riguardo pure un po' noi, abbiamo pure noi le nostre responsabilità. Fra qualche settimana, con i decreti che preparerà il governo, non sarà più possibile parlare delle ordinanze di custodia cautelare? Ritengo una cosa non giusta, ma ritengo che il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti abbiano protestato poco o per nulla, perché il giornalismo è in crisi, spesso i proprietari dei giornali non sono addetti ai lavori, quindi non stanno attenti ai bisogni, alle esigenze dei cittadini. Cioè, chi è sul territorio, secondo me, ha diritto di sapere cosa accade su quel territorio, ha diritto di sapere se la persona che incontra al bar è indagato per mafia o per reati gravi, e quindi poter poi fare le scelte di campo.